anche in questo. Sì, grazie. Allora, vi faccio vedere nel frattempo, lei stia lì, state pure qui tranquillamente. Allora, vi faccio vedere questo servizio della nostra Elena Redaelli. Si raschia il fondo del barile in Regione Lazio e nel frattempo però si lascia un ospedale come il Forlanini, scusate, il... ho detto bene, sì, sì. Sì, è che, insomma... come il Forlanini si lascia in queste condizioni, dove ci si fa magari qualche conferenza... E poi la notte terra di nessuno, un ospedale che era all'avanguardia, un ospedale importantissimo. Guardate in che stato è ridotto. Il servizio è di Elena Redaelli, prego. Cosa ci fate qui a quest'ora? Facciamo... Se mettiamo nel parco, una cosa, poi usciamo. Il nostro viaggio all'ospedale Forlanini di Roma inizia da questo ingresso secondario da cui entriamo indisturbati. Questo polo di eccellenza della sanità laziale è stato trasformato dal 2008 a oggi in una discarica a cielo aperto, versa in uno stato di totale degrado. Negli ultimi 8 anni il Forlanini è stato lentamente dismesso, i suoi pazienti trasferiti. Da giugno risulta nella lista dei 38 ospedali chiusi in tutto il Lazio per rimettere a posto i conti della regione. E pensare che era il primo polo ospedaliero per curare le malattie infettive come la tubercolosi. Come vedete nei reparti ci sono ancora abbandonati dei macchinari, computer, contenitori per i rifiuti speciali, ricette mediche, nei locali di biologia molecolare, campioni istologici. Questa è l'unità cure residenziale intensive, le luci sono ancora tutte accese, addirittura ancora c'è un lampeggiante in funzione. Era stato inaugurato nel 2011 da Giorgio Napolitano, era costato 1 milione di euro, adesso è ridotto così. Questa è una soluzione per infusione, scaduta da poco, dal settembre 2015. Entriamo nell'ex reparto dialisi, cavi staccati, penzolanti, sanitari pronti per essere rubati. Questo condizionatore è stato staccato da là sopra, resti di bivacchi, bottiglie abbandonate. Ormai il Forlanini è diventato un ricovero per sbandati. Ora scendiamo alla camera mortuaria. Qui spesso ci hanno segnalato che le prostitute si appartano con i loro clienti. Qui di giorno c'è ancora la scuola per infermieri professionali. Si avvisano i ladri che i locali sono videosorvegliati e che non c'è nulla da rubare. Qui nascosto c'è un ricovero di fortuna, una sorta di amaca creata con un lenzuolo. Qui probabilmente si lavano anche. Il rubinetto è funzionante. Qui dentro troviamo una stanza a tutti gli effetti. E chi dorme qui sopra gode della splendida vista su Roma Capitale. Questo è quello che rimane dell'eccellenza del Forlanini, colonne, pavimenti di marmo. È evidente che c'è una volontà chiara di svendere questo grandissimo patrimonio per poi darlo alla speculazione dei privati. Tanti cittadini ci denunciano questa situazione, noi l'abbiamo denunciato nei luoghi preposti. Si stima anche da quanto abbiamo ascoltato dagli agenti della sicurezza privata che ci siano almeno 300 persone che vivono all'interno di questi luoghi, ma potrebbero entrarne molte di più. Cosa ci fate qui a quest'ora? Se mettiamo nel parco, una cosa, poi usciamo. Con le bottiglie? Sì, sì, una birra. Una birra, poi è fatta alle 10, chiude e usciamo. Nel parco di un ospedale? Capito, vengono tanti ragazzi, ancora non arriviamo. Chiedo scusa. Un bivacco. Chiedo scusa. Un bivacco. È vergognoso, dopo aver sentito una storia del genere, una mamma, una donna da sola, va bene, che non riesce neanche a parlare, tanto è il disagio personale, vedere come lo Stato risponda con uno spreco così, è vergognoso. È più vergognoso è che manteniamo... Vergognoso. No, è più vergognoso ed che manteniamo i clandestini nelle alberghe a 5 stelle, che manteniamo i clandestini. È vergognoso è più vergognoso che la regione...
che la Regione Lazio approfitti, perché le ha mandate del 2009, diceva bene il direttore Giordano, ma come fa dal 2009 a mandarla oggi? Glielo dico io, perché entro 5 anni non c'è la prescrizione. Allora avrebbero dovuto muoversi prima, oppure ci sarebbe necessità, come in Germania, che questo tipo di realtà entro 2 anni, dopodiché la cosa è chiusa. E non si può neanche permettere che una signora, va bene, sia ricattata da questo Stato che gli dice aspetta Equitalia così mi dai il 3% in più e ti rateizzo la cifra. Ma dove stiamo? Ma neanche in Africa fanno più così. No, in Italia sì. Neanche più in Africa. No, e se l'Africa lo dice... l'abbiamo portata qua, l'Africa. No, e se lo dice Carabue. In Italia l'Africa. Vabbè, l'Africa ce l'hanno portata qua, l'Africa. No, pubblicità, ci si vede tra poco. L'Africa...